Buongiorno a tutte, come state? Spero bene. Allora, ben ritornate e ben entrate in un nuovo video vlog. Allora, dunque, ho appena finito di fare colazione da qualche secondo in più e ora sono, sì, sono sempre in pigiama perché ragazze, non ho voglia di vestirmi per il momento, ma dopo mi vestirò, giuro, giuro in giurello. Già. E niente, sì. Allora, intanto mia nonna è andata alla spesa, io non sono andata perché mi devo mettere a posto le cose e poi anche perché. Aspettate, voglio vedere una cosa qui. Che strano questo calendario. No, è un calendario un po' dei santi, ma vabbè, non importa. Sì, volete sapere qual è questo? Questo qua. Allora, vi stavo dicendo, come state voi? Spero bene. E nulla, che praticamente. Ho un fritturale che è pazzesco. Che praticamente oggi comincia la mia giornata perché avrei bisogno di fare tante altre cose, ma non so. Allora, sembrava che dovevo fare brutto tempo, che dovevo iniziare la giornata pessima. Forse si farà pessima nel pomeriggio, almeno spero di no. Oddio, che occhiaie, che allucinante. Puoi vedere? Sì, lo so. Mi si è sciolto il rimel perché non mi sono struccata abbastanza bene ieri. A partire dalle sopracciglia alle ciglia. Non solo sopracciglia ma ciglia. Non ho tolto bene bene il mascara e oggi sembro un panda, ma non ci fate caso. Perché tanto anche se non ci si può far caso, tra poco andrò a struccarmelo, sì, struccarmelo. Ma come parlo? Si può sapere come parlo? Vabbè, comunque, niente, vi stavo a dire, oggi ho dormito più che bene, non si può, e la situazione del coronavirus non è per niente bene, perché già si sa com'è, per carità di Dio. Beh. Mi sto un po' preoccupando. Comunque, mi stavo dicendo, la giornata mi sembrava che in Sardegna doveva fare tutto. Infatti non ha fatto brutto, ma come potete ben vedere, giro la telecamera, ecco qua, è una bella giornata. Quindi non vedo perché non farmi la ceretta al viso e anche i baffetti. I baffetti ce n'è abbastanza, non dite di no perché ce n'è tantissimi. Io mi devo fare la ceretta viso. Non so se rimandare a domani o farla oggi. Mi sa che prenderò appuntamento, se non è che me la faccio io da sola. Però se me la faccio io da sola mi strazio, nel senso che mi sfregio. Non lo so, vediamo. Se riesco a prendere quelle striscioline e taglio a metà, ne metto una qui, tac, tac, e in un attimo ho tolto il baffetto. Qui devo fare le basette perché vedete come sono. No, no, non è barba, ragazzi, come pensate voi. Che altri sono buoni solo a criticare senza capire cosa sta succedendo alle mie basette. Non è barba, sono peli ormonali. Ormonali. Sono peli ormonali perché si dà caso che sti peli qui purtroppo non è neanche colpa delle estetiste, poverine. È che io ho un pelo di quel pelo che anche mio padre ce l'aveva. E mi è nato a me, voi direte che cacchio c'entra tuo padre, per non dire che cazzo c'entra, perché alla fine è una parolaccia, ma non me ne può fare nemmeno. Che cazzo c'entra tuo padre? C'entra che io ho ereditato questi maledetti peli qui delle basette da mio padre, quindi ahimè ce l'ho e me li devo togliere, perché se non me li tolgo già sono scura di mio, se non mi tolgo il baffetto e più il basetto, questo qua, questa parte qui che giunge all'osso della mascella. Sono brutti da vedere, non sono i capelli. O me li tolgo o sembro una scimmietta strana, quindi anche no. Quindi appena posso me li levo e sono bella che è fatta, ok? E niente ragazze, questo era per dirvi che purtroppo volete o non volete, ma non è barba, ma sono solamente peli ormonali. Solo che io purtroppo ho ereditato questa cosa da mio padre e me la devo togliere perché non è bello da vedere. Lo so, uno è entrato un giorno in un mio video e mi ha detto:
anzi, ha scritto indicandovi, facendo le freccettine a me. Ma da dove è uscita fuori questa tizia? Questa tizia è la barba. Come sono entrata in questo video io? Questa tizia è la barba. Ma che cavolo te ne frega a te? A parte prima, punto primo, non è la barba. Secondo punto, sono peli ormonali. Se non sai una cosa, cerca di informarti. Non parlare a cavolo di cane, perché non serve a nessuno. Scusa ragazzi, ma ci sta. Quando certe persone fanno così, mi danno fastidio marcio, allucinante, non lo sopporto. Comunque niente ragazze, a parte tutto questo pappone, era per dirvi che sono contenta come una Pasqua, sì! E vai! No, contenta come una Pasqua non si direbbe, però come dice Deborah Sto Pazzolo del canale Deborah, sì, Deborah Sto Pazzolo di YouTube, facciamo festa ragazze, sì, la rinomino, la ricito, ciao Deborah Sto Pazzolo, ciao. Se vedi questo video, vabbè, che tanto metterò il come si chiama, non veramente, vabbè, il nome qui del suo canale, così almeno vede che l'ho nominata, che io ci tengo. Poi appena posso provo a passare a tutti voi la sera. Altri che non riuscirò a passare di sera in serata proverò a ripassare da voi, anche mentre pranzo guardo i vostri video. È la verità, non da tutti, perché ragazze, sono umana, non riesco a passare da tutti, però ce la voglio fare a passare da tutti ragazzi, perché è bello guardare YouTube ed è bello anche aiutarci tra canali di YouTubers piccoli, perché i grandi non so quando e sempre se ci aiuteranno, perché purtroppo, ahimè, volete o non volete, ma i canali più grandi secondo me se ne strafottono di noi, quindi ciao, ne proprio detta proprio papale francamente. E sì, non è che se ne strafottono, ma è il fatto che i canali più grandi pensano solo alle loro tasche, per dire, vogliamo monetizzare o vogliamo avere un canale più all'ingrande dei canali più piccoli, ma a voi che vi si infatti, quindi che vi si caga, che vi calcola, voi che volete da noi canali piccoli, quindi una mano lava l'altra, come si suol dire, perché dobbiamo per forza chiedere ai canali più grandi l'aiuto, tanto non ce lo daranno mai, non ci calcoleranno mai, quindi che senso ha andare a chiedere di supportarci, aiutarci i canali più grandi? Boh, non lo so ragazze, fate voi, ma a me sinceramente non la vedo una cosa sensata chiedere aiuto agli altri canali. È vero, ci sono i canali bravi, quelli grandi, dei grandi youtubers affermati oggi, tipo, adesso non voglio toccare delle persone che mi stanno a care, tanto care, però una che mi piace molto e la seguo da quando ero a scuola, dalle superiori, non ricordo, comunque non ha importanza. Una è Clio Makeup, che è la mia grande preferita youtubers, e vabbè, lo so che è scontato, ma così è ragazze. Poi l'altra è Sherry Pandemonium, Carlotta, l'altra è Gloria Fair del canale Gloria, e l'altra che non mi ricordo, non so se il suo vero nome è Gloria, però penso di sì, Gloria Fair. E l'altra era come si chiamava quell'altra, Gillo Viscardi, Sofia, vabbè, tutte quelle ragazze che seguo, mi piacciono tanto e guardo. A parte, ogni tanto do una sbirciata anche a chi ha scritto, ossia chi era Facchetti. Mi piace da morire. Poi seguo anche non mi ricordo come si chiama quella youtuber che mi piace molto a me, Cleo Toms mi piace da matti, troppo brava, vabbè, video vlog. Poi una che è venuta qui a Palau nella barca dei miei zii era L'Attention, non mi ricordo come si chiama il vero nome, L'Attention, non ricordo come è il suo nome, L'Attention, comunque
scriverò nell'info box tutti quelli che vi ho nominato, non tutti perché ragazzi me non ce la posso fare, abbiate pazienza, grazie. Però è così. Allora, la Tansion, ho sentito che ha fatto tanti di quei video bellissimi, uno tra le quali che è stata qui in Sardegna, nella barca Petavus, sì, perché la Petavus è dei miei zii. E poi, vabbè, a parte che è andata la Maddalena, ha fatto vedere l'arcipelago Maddalenino, insomma, un po' di cose ci ha fatto. E il resto di altri youtubers, cosa posso aver nominato? Vabbè, a parte tutti gli altri youtuber che mi piacciono da morire, sono... Come si chiama? Una volta ho fatto il rischio al gusto challenge, o challenge, come si chiama? Mi viene a dire challenge, che ci posso fare ragazze? È così, perché in America viene chiamato challenge, se non erro, mentre in Italia challenge, vabbè, è la stessa cosa ragazze, come volete che vi dica. Altri youtubers che seguo? Non lo so ragazzi, sono tantissimi, comunque fa video, ogni tanto le do una sbirciatina. Poi Ciccio Gamer 89, vabbè, ok, ti piace? Più o meno ragazze, ho provato a guardare qualche videouccio suo ed è bellino, diciamo la tazza pazza che schiumazza non è male per niente, anzi mi fa ridere da morire, mi ha fatto una bella scorpacciata di risate guardando quel video suo, sì, è molto bello. Poi con un mio cugino ho fatto, vi stavo dicendo, la challenge, rischio il gusto challenge o challenge come lo si voglia chiamare. E poi cos'altro devo fare? Anch'io devo fare la tazza pazza che schiumazza, ma non ho avuto il modo di poterlo fare, perché volevo farlo con qualcuno ma non era disponibile nessuno, chissà quando lo sarà disponibile qualcuno, tipo mio cugino, non lo so, ho un sacco di cugini ma non so quali interpellare per poter fare certi challenge. Volevo fare anche yoga challenge con mia cugina, una delle mie cugine, chissà quando si potrà, spero presto, perché non vedrò di fare altre cose con mia cugina, tipo altre cose, come se fosse che avessi fatto video, no vabbè, qualche videouccio con mia cugina, tipo challenge, non lo so ragazze, vediamo un po' cosa ci esce fuori, vediamo se riesco a fare questi video così, anche così di far ridere la gente, tipo che ne so, challenge o yoga o che so, anche rischio il gusto challenge, che ne so, che non ne ho idea ragazze, devo provare quei, volevo fare tipo, come si chiamano quelli che sprizzano, gli slime, non mi viene in mente il nome specifico, gli slime, poi gli schifidol sembrano bellissimi da fare, con tipo ci dovrebbe essere forse qualche ingrediente che avrò in casa per fare gli slime mi piacciono da pazzi, sono troppo belli da vedere, ma anche li vorrei fare qualche volta, questo slime pure, anche vabbè, vorrei comprare le LOL, ma non so quando le potrò comprare, quelle palline dove ci sono dentro quei piccoli bamboline dove trovate voi le LOL, l'avete per esempio? Sì, penso proprio di sì, perché non è impossibile non trovarle, vabbè, ci saranno da qualche parte lì in edicola, proverò a cercarle se riesco a fare un unboxing, non vi prometto niente, già ve l'ho detto, ho fatto anche male a dirvelo, ma per annunciarvi che se casomai vedrete sul mio canale un LOL, un video unboxing sulle LOL, sapete già in partenza che ho cambiato idea e che ve l'avrei promesso. Al momento non vi prometto niente perché non lo so, però ci posso provare, costeranno un casino di soldi, ma qualche spiccioletto penso, che ne so, non ne ho idea ragazze,
proverò a chiederlo a mia mamma se mi dà qualche cosina per poter comprare questi LOL. Comunque niente ragazze, il video già sta durando un botto perché 14 minuti, vabbè, ve lo guardate lo stesso, me lo spero ragazze. Comunque niente, io vi auguro una buona visione in questo canale, anche se potevo dirvelo già da prima, ma fa niente, va bene così. Oggi avevo in mente di fare anche altri tipi di video, ma non so quali perché io sapete che non mi scrivo niente, ma da qui in avanti mi toccherà appuntarmi sull'agendina che ovviamente ho di là in camera mia da sta parte, perché la camera è di qua, tin tin tin, proprio di là, e niente, un bacio, non vi dico neanche mettete like e na na na. Ciao!